La nostra proposta di legge prevede l'istituzione di sportelli di assistenza psicologica gratuiti dentro ogni scuola e dentro ogni università, che possano permettere di effettivamente iniziare un percorso di terapia all'interno delle istituzioni scolastiche e universitarie gratuitamente. Perché? Perché oggi accedere a questi percorsi nel nostro paese è un privilegio perché un costo medio di una seduta va dai 60 agli 80 euro e questo è un indice del perché effettivamente non sia qualcosa che ci possiamo permettere tutte e tutti. Ma soprattutto però chiediamo l'istituzione di percorsi obbligatori di educazione di genere e all'emotività dentro ogni scuola e dentro ogni ateneo per permettere effettivamente di prevenire il problema e non arrivare al punto limite. Chiediamo inoltre anche che questi stessi strumenti vengano dati alle famiglie e al corpo docente e al personale che lavora all'interno delle istituzioni scolastiche e universitarie. Questo perché? Perché spesso chi ci educa o chi ci dovrebbe educare, sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto riguarda la componente docente o insegnanti, non ha gli strumenti effettivi per riuscire effettivamente ad aiutare e migliorare il benessere psicologico della popolazione studentesca, perché non gli vengono forniti. Noi chiediamo invece che questi strumenti debbano esserci per prevenire il problema, per non arrivare più al caso limite a cui siamo oggi. Crediamo sia fondamentale avere uno psicologo a scuola perché creare nei luoghi preposti a sapere un dialogo volto alla creazione di benessere e che possa dotare effettivamente tutte e tutti degli strumenti per poter affrontare il disagio, per poterlo affrontare senza stare veramente male, senza arrivare al limite, ma potendo effettivamente parlarne, sentendosi liberi di parlare, normalizzandolo anche quel malessere e educando al fatto che se stiamo male ogni tanto o spesso è normale e che esistono degli strumenti effettivamente idonei e adeguati per fornire almeno la possibilità, l'aspirazione a stare bene e ad avere il benessere a cui aspiriamo. Diciamo che veniamo da anni di sottoinvestimento all'istruzione universitaria nel nostro paese, ma in generale rispetto alle nuove generazioni. Nell'università noi veniamo visti come dei semplici numeri, dei numeri che sono completamente messi in competizione gli uni con gli altri, perché i nostri percorsi non vengono visti come dei percorsi di vita, bensì come un qualcosa in cui effettivamente dobbiamo sempre aspirare all'eccellenza, sempre raggiungere il risultato migliore e se non lo facciamo ci educano a sentirci un fallimento, perché effettivamente non abbiamo raggiunto quel risultato che la società vorrebbe da noi. Inoltre le università oggi vengono più che altro, cioè potrei descriverle come delle aziende che sono volte a formare o quantomeno a provare a formare della forza lavoro, ma della forza lavoro che non vede effettivamente un futuro, perché che futuro abbiamo davanti a noi se la maggior parte della contrattualità nel nostro paese sta diventando atipica, se abbiamo davanti solo flessibilità e precarietà, è quello il futuro che aspetta le nuove generazioni oggi, quindi effettivamente perché dovremmo stare bene? Sì, all'interno della proposta di legge sono previsti dei percorsi sia di sensibilizzazione che effettivamente di assistenza psicologica anche per la componente docente e per tutto il personale che lavora all'interno delle università, perché siamo consapevoli che in realtà quello stesso malessere che viviamo noi come studenti e studentesse lo viva anche la componente docente, ma soprattutto appunto chiediamo che i docenti vengano effettivamente gli vengano dati loro degli strumenti per affrontare il malessere ma per riconoscerlo anche dentro le persone che dovrebbero effettivamente educare.